Allora, cominciamo oggi riallacciandoci a quanto avevamo detto venerdì, no? Vi avevo lasciato un pensierino per il weekend, poi sfortunatamente c'è stato il sole, è vero che faceva freddo, magari qualcuno ci ha pensato, e il pensierino per il weekend era riassunto da questa immagine, no, che avevamo disegnato insieme. Pensiamo un attimo come, ci dicevamo, come poter realizzare un paio di paginette JSP che potessero essere utilizzate da un utente per registrarsi ad un sito. E così facciamo un po' di esperienza, un po' di ripasso sull'HTML, sul form, sull'invio, sul controllo dei dati, e nel frattempo mettiamo le mani sulla sintassi, sui comandi JSP. Dove non la difficoltà, però il punto su cui vorrei che ragionassimo insieme è la struttura di questa seconda pagina. Quindi abbiamo detto, c'è un form in cui l'utente riempie dei dati, poi questo form viene inviato, possono succedere due cose: che il form sia corretto oppure errato. Dove è errato può voler dire che mancano dei dati, oppure quelli che ci sono non sono nel formato corretto, eccetera, eccetera. Allora questa seconda pagina dovrà fare tre cose. Uno è verificare, innanzitutto ricevere i dati, analizzarli e verificare che siano corretti. Due, nel caso in cui siano corretti, fa alcune cose, tipo registrare l'utente veramente nel database, adesso non ce l'abbiamo ancora, e poi presentare una pagina di benvenuto, quello che volete, un riepilogo dei dati inseriti. E tre, invece, qualora i dati non siano corretti, dare la possibilità all'utente di correggerli. Allora io mi sono messo a fare l'esercizio e ho provato a farlo con la filosofia, diciamo così, con i metodi che probabilmente avete ereditato dai corsi precedenti. No? Ma non per colpa vostra, ma perché le tecnologie che avete utilizzato non permettevano di fare cose molto più ordinate. Allora vorrei vedere insieme a voi quello che ho fatto e così lo critichiamo insieme. Viene sempre bene criticare le cose di un altro, per poi ragionare e vedere, e cominciare a vedere tra oggi, domani, mattina, le soluzioni che l'architettura JSP ci propone. Così cominciamo a allenarci sul ragionamento come passare dal sito amatoriale al sito aziendale, all'applicazione di tipo enterprise, no? Cominciamo a ragionare sugli attributi che ci servono dal punto di vista pratico, ma poi questi ragionamenti li manteniamo anche poi su un piano metodologico. Allora, ciò che io ho fatto è di immaginarmi un modulo di registrazione di questo genere, un po' inventato, tanto per metterci dentro un po' di tutto, sia la tendina che la casella di testo, che il bottone, che la casella di spunta, eccetera. No? Molto semplice, un form HTML in cui c'è nome, cognome, l'età, il corso di laurea, che è una tendina che vi dà alcune opzioni, 4, iscriviti o no alla newsletter, maschio oppure femmina, invia. Quindi passo 0, creare una pagina fatta così. In realtà una pagina fatta così è semplice, è una pagina statica, è semplice HTML. Per cui io quello che ho creato è una semplice pagina che contiene unicamente un form, messo qua, un modulo, no? Che a sua volta raccoglie una serie di campi. Questo form viene associato a una pagina di azione, che in questo caso ho chiamato registration.jsp, e ciò che succede è che quando l'utente invia il form, clicca sul bottone di invio, il browser prende i dati che erano stati inseriti nei vari controlli all'interno del form, li impacchetta, li codifica e li spedisce
alla pagina indicata come azione, registration.jsp. Tutto il lavoro se lo fa quell'altra pagina. Quindi questa è la pagina che ospita il form su cui l'utente scrive, ma poi i dati che l'utente scrive vengono raccolti ed elaborati dalla pagina di azione, dalla pagina action uguale registration.jsp. E per il resto non c'è molto da dire, nel senso che ho delle caselle di testo, input type uguale text, name uguale nome, per il nome, un'altra input type uguale text, name uguale cognome, input type uguale text, name uguale età. Sappiamo che l'età non è un campo di testo, è un numero, però in HTML non c'è opzione, non c'è input type uguale number o type uguale integer, non esiste. E quindi siamo obbligati a ricevere, a far sì che l'utente inserisca la propria età o con una tendina per cui sceglie, oppure con un campo di testo in cui poi dovremo andare a controllare che lui abbia scritto il numero e non dei caratteri non numerici. Questo con l'HTML attuale. L'HTML5 che è in lavorazione invece ha già delle regole di validazione predefinite nei campi, ma purtroppo non è ancora, diciamo così, di uso così comune da poterci fare affidamento. Una tendina, quindi il menu tendina, quello che elencava i corsi di laurea, si realizza col comando select, quindi select name uguale CDL che sta per corso di laurea e poi tante option. Option LOP, logistica produzione, option org, organizzazione di imprese, eccetera, eccetera. Tutti questi campi li dobbiamo pensare sempre nello stesso modo. Visualmente sono diversi, una tendina deve essere una casella di testo, ma in ogni caso sono elementi, sono dati, sono informazioni che sono rappresentati come una coppia chiave-valore, o come lo chiama qui l'HTML, nome-valore. Ciascun elemento di input ha un nome che identifica quell'elemento. Il nome viene dato all'attributo name. L'interazione con l'utente, cioè l'utente interagendo con quell'elemento, attribuisce un valore a quell'elemento con chi ha quel nome. Quindi quando io scrivo qualche cosa dentro il campo nome, e qua scrivo Fulvio, se riesco a trovare il mouse, vabbè. Io sto dicendo al browser, caro browser, associa all'elemento che ha name uguale nome, confondiamoci con giri di parole, name è l'attributo HTML della casella di input, che ha come nome, guarda caso, nome, si chiama così, si chiama nome, al nome associa il valore Fulvio. La stessa cosa è una tendina, la tendina funziona nello stesso modo, sembra molto diversa, ma in fin dei conti associa ad un nome, che in questo caso è CDL, un identificatore, un elemento che identifica quella tendina, associa un valore possibile, con la differenza che in una casella di testo il valore è libero, una stringa qualsiasi inserita dall'utente, in una tendina il valore è uno tra un insieme limitato di valori predefiniti. Quindi il valore può essere LOP, oppure ORG, oppure JES, oppure INF. Quindi quando l'utente sceglie dalla tendina ingegneria gestionale, lo vede scritto, in realtà sta istruendo il browser ad associare il valore JES al nome CDL. Coppie, nome, valore. Cioè, quindi quel form lì dal punto di vista dei dati ce lo dobbiamo immaginare come una tabella, nome, valore, eccetera. Così è, questa è la rappresentazione dei dati prevista, no, dall'HTML. La stessa cosa sono le caselle, le cosiddette radio button, che sono le caselle tonde, i puntini tondi, in cui posso selezionare una voce tra più voci. Sembrano diverse, ma dal punto di vista logico una serie di radio button è assolutamente equivalente a un menu tendina. Perché vuol dire che c'è sempre un gruppo di bottoni che condividono tutti lo stesso nome e ciascuno ha un valore diverso. Il fatto di attribuire a più bottoni, a più radio button, lo stesso nome fa sì che il browser capisca che l'utente non ne può selezionare più di uno alla volta. Quindi fanno parte di un unico gruppo e il bottone che è stato selezionato di questo gruppo attribuisce il valore
definisce qual è il valore da attribuire al nome del gruppo collettivo. Quindi in questo caso qui ho due bottoni, entrambi hanno lo stesso nome, sex di qua ed xx dall'altra, quindi hanno lo stesso nome, due bottoni, sono due caselle di input diverse, input type uguale radio il primo e input type uguale radio il secondo, sono due bottoni separati, potrebbero essere da due parti diverse della pagina se fossi pazzo, ma il fatto che abbiano lo stesso nome significa che fanno parte dello stesso gruppo e quindi selezionare uno deseleziona l'altro e viceversa. Quando manderò il submit a quel nome name verrà associato il valore che è scelto, è definito dal bottone che in quel momento è selezionato attraverso l'attributo value. Quindi in questo caso viene mandato un value m oppure un value f. Quindi nome, sex, valore m oppure valore f. È come la tendina. Si sceglie un valore tra un insieme di valori predefiniti. Solo che visivamente, dal punto di vista dell'interazione con l'utente, noi preferiamo creare una tendina o creare un gruppo di bottoni radio button a seconda del tipo di dato che vogliamo chiedere. Ma è una questione puramente, non dico estetica, ma funzionale dal punto di vista dell'interfaccia utente. Dal punto di vista dei dati non cambia nulla. Sono due modi diversi di rappresentare la stessa cosa. L'altro elemento invece, l'unico o quello più atipico, è la casella di spunta, cosiddetta in italiano, in inglese la chiamano la checkbox, quella quadrata, che per chi ha scelto di implementare l'HTML ha scelto un comportamento anomalo sul comportamento della casella di spunta. La casella di spunta non ha un nome e un valore, o meglio ce l'ha ma non si comporta come se l'avessimo progettata noi. Se noi l'avessimo progettata stamattina avremmo detto la casella di spunta ha un nome e il valore è 0,1, a seconda che sia selezionata oppure non selezionata, e finiva lì. Invece no, il nome lo decidiamo noi, in questo caso input type uguale checkbox name uguale news, l'ho chiamata news quella casella. Dopodiché il browser, se la casella di spunta è selezionata, appiccica lui un valore di sua scelta. Normalmente ci appiccica OK o K minuscoli. E quindi si vedrà, la pagina successiva, si vedrà arrivare una coppia nome valore con nome news, valore OK. Se invece la casella di spunta non è spuntata nel momento in cui avvio il form, il browser decide di non mandare niente. Non name uguale stringa vuota, o name uguale no, o name uguale niente, no. Non manda proprio name, non manda proprio news. Non c'è, come se quella casella non ci fosse. Strano, illogico, ma purtroppo è da 20 anni che è così, non abbiamo speranza di poterlo cambiare adesso. Ma quindi la casella di spunta non spuntata non compare proprio nell'elenco dei parametri. Immaginiamoci la pagina successiva che devo poi recuperare questi valori. Allora, mentre la radio button o mi risponde S o mi risponde M, F oppure M, perché ho selezionato un bottone oppure l'altro, la casella di spunta o mi risponde OK o non mi risponde proprio perché non c'è. È come se non ci fosse. E quindi il request.getParameter, che tra un secondo vediamo, restituirà null. E non una stringa vuota o una stringa diversa. È un po' atipico e dovremmo gestirlo in modo diverso. Ma a parte questo, questo è un normalissimo modulo HTML che finisce con un bottone di invio. Submit value uguale invia. Quando invio questo form vengo lanciato sulla pagina successiva, che l'action mi dice essere registration.jsp. Quindi non contento, sono andato avanti nell'esercizio e ho cominciato a creare la pagina di registrazione. Ci sono domande fin qua? Poi vi distribuisco ovviamente i file, solo che ho finito poco tempo fa e non l'ho fatto nel weekend. E quindi non ho fatto tempo a mettere i file online, no? Quindi so che non si legge molto il proiettore, ma almeno cerchiamo di seguire il ragionamento. Quindi fin qua JSP non c'entra ancora niente, no? È solo HTML.
registrare il MutaGSP invece è la pagina che deve recuperare i dati e fare quelle cose di cui parlavamo prima, verificarli, dirmi va tutto bene, benvenuto, oppure castigarmi e chiedermi di ricorreggere il form. Quindi, questa pagina come prima cosa dovrà recuperare i valori che provengono dal form. Questa pagina viene richiamata con una richiesta HTTP che si porta dietro una serie di coppie nome e valore. Queste coppie nome e valore le chiamiamo, si chiamano i parametri della richiesta, request parameters. Quindi andiamo ad interrogare la request chiedendole, guarda cara request, c'è un oggetto, hai un parametro che si chiama nome? Hai un parametro che si chiama cognome? Hai un parametro che si chiama età? Hai dei parametri che si chiamano così come si chiamavano gli elementi di input del form? Ovviamente la corrispondenza è fatta sul nome. Io devo andare a interrogare un parametro il cui nome sia esattamente il name che era stato attribuito all'elemento di input nella pagina precedente. Request.getParameter mi restituisce due cose: ho una stringa che corrisponde al value associato a quel name, o null, perché non c'è quel parametro. Può esserci e essere vuoto. Se io non inserisco il cognome, faccio invio, il campo cognome c'è, ma contiene una stringa vuota, zero caratteri, ma c'è. Se invece chiedessi, anziché cognome, cognomi, ad esempio, avessi fatto un errore di battitura, cognomi non esiste, perché non c'era un campo nel form che si chiamasse cognomi, perché si chiamava cognome. E quindi, in quel caso, avrei un null. Nel caso in cui qualcuno decidesse di richiamare questa pagina, registration.jsp, da un'altra pagina che non contenesse quel form, questi qui saltano fuori tutti null, perché l'ho richiamata senza passare nella richiesta i dati che lui si aspettava. Quindi, se va tutto bene, questi qui sono tutti pronti, tutti corretti, hanno un valore corretto, ma può andare male in tanti modi possibili. Va bene. Allora, qui ho estratto questi parametri, li ho trattati tutti come stringhe, l'unica eccezione è il campo news, che era la casella di testo, scusate, la casella di spunta, la checkbox, che non mi dà un valore, perché quando mi dà il valore, request.getParameter di news, quando mi dà un valore mi dà sempre ok, e questo ok non mi dice niente, non mi serve memorizzare ok. E quando non mi dà quell'ok, mi restituisce un null perché quel parametro manca proprio. Quindi per evitare di fare 57.000 volte controllo punto equals di ok, sì oppure no, me lo memorizzo in un booleano, boolean news, che dice ok, è vero o è falso che c'è, che la casella di spunta era spuntata? Quindi se c'è un parametro, qualunque esso sia, noi sappiamo che è ok, ma non ci interessa. Se c'è, perché è diverso da null, allora news è true, è vero. Altrimenti è falso. E abbiamo risolto la casella di spunta. Tutto il resto invece, tutti gli altri, sono valori di tipo stringa, di tipo testuale. E fin qui abbiamo fatto la parte facile. Interroghiamo la request e vediamo se ci sono, non vediamo se ci sono, chiediamo di leggere questi campi. Poi dobbiamo vedere se a queste domande che abbiamo fatto c'è stata un'adeguata risposta. Cioè i campi effettivamente c'erano. E se c'erano, se avevano il valore che mi aspettavo. E allora vado avanti. E qui ho una parte noiosissima in cui un parametro dopo l'altro mi chiedo if nome uguale null oppure nome is empty o lunghezza 0. Cioè se il nome è null oppure è lungo 0 oppure magari è troppo corto, magari ho una policy sui nomi che devono essere lunghi almeno 3 lettere e meno di 50. E qui faccio dei controlli di validità e di merito, vedere se il dato c'è e poi nel merito se è formattato nel modo che volevo. Se c'è qualcosa che non va, io ho settato true una variabile booleana r per ricordarmi c'è stato un errore. Quindi faccio una serie di controlli, ciascuno dei quali, se vede qualcosa che non va bene, setta una variabile errore. Alla fine di tutti i controlli, se questo errore è falsa va bene,
vuol dire che i dati erano corretti, altrimenti vuol dire che c'era stato almeno un errore di compilazione, almeno uno, magari di più, e io per ogni errore mi registro un messaggio di errore da stampare. E poiché questi errori possono essere più di uno, qui ho scelto una soluzione molto becera, molto semplice, li concateno tutti dentro un'unica stringa, che sarà molto lunga e conterrà uno dopo l'altro i messaggi d'errore. Ma troveremo poi soluzioni migliori. Così non mi piace, però è la più veloce che ci è venuta in mente. Quindi controllo il nome, controllo il cognome. Sull'età un pochino più complicata, perché l'età deve essere un numero. Dovrebbe essere un numero. L'utente dovrebbe aver inserito un numero, ma io questo numero lo leggo come stringa. Il browser non lo sa che deve essere un numero, per cui qualunque schifezza io scriva in quel campo età la fa passare. Più avanti impareremo come fare la validazione lato client in JavaScript, per sperare che il browser lo blocchi, ma poi non possiamo mai essere sicuri perché c'è sempre il modo di bypassarli questi controlli lato client. E quindi io devo prima fare un controllo se la stringa c'è e non è vuota, e se c'è provo a convertirla in intero. Quindi faccio un parseInt della stringa, sapendo che se poi lì dentro c'è scritto Pippo anziché 25, questo mi genera un'eccezione. E vabbè, non c'è problema, questa eccezione la catturo con un try catch, nel caso in cui ci sia l'eccezione genero il messaggio d'errore. Sono quelle parti di programmazione Java a colpi di copia e incolla giusta, dove se non si fa un minimo di attenzione si prendono delle cantonate incredibili, perché ti fai copia e incolla, ti dimentichi di cambiare il nome della variabile, quindi stai testando una mentre invece pensavi di testare l'altra, perché sono quelle operazioni che si fanno a basso livello di attenzione. Corso di laurea, di nuovo, devo fare attenzione, deve essere esattamente di 3 lettere, e poi dovrei controllare, ero pigro, non l'ho fatto, mi sono scritto un to do, un commento, controlla che non solo deve essere lungo 3 caratteri il campo corso di laurea, ma deve essere uno di quei 4 supportati possibili immaginabili, quindi mi devo fare un ciclo, andare a vedere tutti, uno dopo l'altro, dei confronti. Idem per la variabile sex, deve esistere e non deve essere né M né, cioè scusate, deve essere o M o F, non può essere né l'uno né l'altro. È molto raro che qui ci sia sex uguale Z, no? Perché le caselline di testo, no? Le radio button erano solamente una che si chiamava M e l'altra che si chiamava F. Ma non sappiamo se c'è qualcuno che cerca di giocarci di brutti scherzi, di entrare nel nostro sito e pomparci dentro dei dati non validi sperando che noi li prendiamo per buoni. E poi rubarci i dati o mandarci in palla il sistema. E quindi c'è tutta la parte molto pedante, antipatica di validazione di questi dati, che andrebbe fatta nel modo più pignolo possibile. Questo non è il modo più pignolo possibile, è un modo sbrigativo per fare un minimo di controlli. Ecco, se sono arrivato qui, io a questo punto sono al punto di scelta, no? Se torno a questa figura, abbiamo fatto questo blocco che avevamo indicato con i punti interrogativi del tipo controlla, no? Legge e controlla, e a questo punto posso scegliere se tutto bene, freccia verde, stampa il riepilogo dei dati del benvenuto, se qualcosa non va bene, freccia rossa, non va bene. Allora, if not error vuol dire che siamo nella freccia verde, non ci sono errori. Questo qua ci eravamo un po' persi forse di orientamento, perché sono 3 pagine di codice Java che in realtà erano dentro uno script all'interno di una pagina JSP. Quindi noi la buona intenzione ce l'avevamo all'inizio, abbiamo scritto HTML body e volevamo generare una pagina di risposta. Solo che prima di generare questa pagina di risposta abbiamo dovuto prendere una buona pausa e cominciare a scrivere codice Java su codice Java per arrivare a fare l'unica cosa intelligente che fa questa pagina. Questa, se il for era valido o no. Questa è l'unica decisione vera, l'unica logica applicativa che abbiamo qui dentro. Il resto sono controlli di routine, indispensabili, ma controlli di routine. Mentre invece ciò che decide che questa è una pagina di registrazione e non è, che ne so, un questionario, un sondaggio,
è questa if qui, per banale che può essere. Ok, questa if, se va bene, se non ci sono errori, mi dà un riepilogo dei dati. Allora io qui, anche per cambiare un pochino, ho provato a usare la sintassi expression del JSP. Mi scrive riepilogo dei dati inseriti, nome uguale, qui sono uscito, vedete che qui c'è il tag di chiusura dello scriptlet, if error, aperta graffa, esco in HTML. Quindi ciò che segue è HTML da questo momento in avanti, ma dentro questo HTML ci devo andare a inserire i valori delle variabili che ho appena letto e ho appena verificato essere corretti secondo il livello di controllo che ho fatto. E allora, percento uguale nome della variabile, percento uguale nome della variabile, che è un modo breve per evitare di scrivermi out.println o .print, perché in questo caso non andrei a capo. Quello del corso di laurea invece era un po' più palloso, allora l'ho scritto come codice normale, una serie di if, ci sono modi più furbi di farlo, bisognerebbe creare una mappa che memorizza questi nomi, ma non lo sappiamo fare, in realtà. E ci torno tra un secondo su questo ragionamento. Poi, se news era una variabile booleana, ricordate l'ok oppure il null, l'abbiamo memorizzato in una variabile booleana, quindi scrivo sì oppure no in modo leggibile all'utente, anziché scrivere true oppure false, e se adesso scrivo s oppure f. Torniamo un attimo a questo codice che è abbastanza orrendo, una serie di if, non perché sia difficile, ma perché il campanello d'allarme suona e ci dice: ma se domani dovessi cambiare i corsi di laurea supportati, dovessi aggiungere degli altri, dovessi modificarli, ma se domani volessi fare la versione francese, inglese, tedesca, giapponese del sito, ti licenzi e vai a trovare un altro lavoro. No, se abbiamo fatto una pagina no, ma se abbiamo fatto 200 in questo modo, cominciamo a sudare freddo. C'è un modo, no? Per carità, noi dobbiamo, qui siamo, per fortuna non stiamo scrivendo del codice a caso, abbiamo dietro il linguaggio Java con tutta la potenza che ha, è tutto un linguaggio oggetti, per cui essenzialmente dovremmo avere qua un oggetto che si ricorda, che conosce l'associazione tra corsi di laurea e l'acronimo di ciascuno, e quindi lì una bella chiamata a metodo del tipo stampami il nome per esteso nel linguaggio corrente relativo al corso CDL, il cui codice è CDL. Però al momento non abbiamo ancora imparato a creare degli oggetti all'interno delle pagine JSP e capire se dà dei problemi. In realtà poi crea degli oggetti in delle pagine che sono chiamate in parallelo più volte. È una delle cose che cominceremo a fare, no? È proprio questa, di capire come farsi aiutare, non fare tutto il lavoro dentro la pagina JSP, ma avere degli oggetti che ci aiutino, e così il codice, la parte più noiosa del codice, la riusciamo a infilare dentro un metodo di un oggetto da qualche parte, è più facile da mantenere, è separata, E va bene, fin qua la parte facile. Allora, se lo vogliamo vedere funzionare, se non vi fidate, io inserisco dei dati, corso di laurea, qui siamo ingegneria gestionale, iscriviti, M, invia, questo è girato adesso, riepilogo dei dati inseriti. E fin qui è facile. Cosa succede invece se mancano dei dati? E qui viene la parte più antipatica. Qui però non ho fatto nulla, ho scritto solamente per favore correggi gli errori, che più che risolvere il problema è un auspicio. Allora, in realtà poi di questa pagina ne ho fatte tre versioni di complessità crescente, no? Per ragionare insieme a voi sui pro e i contro. Quindi fin qua queste tre versioni sono tutte uguali. Dimmi. Non dovrebbe succedere, però paracadute contro gli errori di programmazione. Questo sarebbe un tipo di... Se il campo CDL qui avesse un valore diverso da quei 4 lì, sarebbe un errore di programmazione.
no? Quello che chiamiamo in gergo un internal error, un errore interno al sito. Non è un errore che può essere causato dall'utente. L'utente non può fare altro che scegliere un valore da quella tendina. Se però per un errore di battitura nostro, perché hanno aggiunto un corso di laurea e non mi sono ricordato di aggiornare tutte le parti di codice dove c'è l'elenco dei corsi di laurea e quindi me ne scappa uno, è sempre meglio proteggersi, no? Contro noi stessi, no? È una polizia di assicurazione, quella, se per caso ho fatto delle cavolate, me ne accorgo lì e evito di sparare all'utente un dato strano o sbagliato. Programmazione protettiva, alcuni la chiamano. Non dovrebbe succedere. Allora, dicevo, fino a qui le varie varianti che vi faccio vedere sono uguali, cambiano nel modo in cui ho di gestire gli errori. Così quando navigate sugli altri siti avete subito una misura di quanto è stato pigro il programmatore. La versione della massima pigrizia è questa. Per favore, correggi gli errori. Link alla pagina precedente. Oggi non si vede più queste, non si vedono più queste cose in giro. Ma all'inizio del web tante volte era così. Cosa vuol dire? Proviamo a questa è la V1, no? Quindi a mettere dentro user form, chiamiamo la versione 1. Torniamo indietro qua, ricarico la pagina, inserisco i dati. E ho dimenticato di mettere l'età. Allora, qui mi dice, l'età è obbligatoria, per favore correggi gli errori. Manda su un link che in realtà ricarica la pagina precedente. Vuota. E quindi ricomincio, devo ricominciare da capo a scrivere i dati. È assolutamente il contrario dell'usabilità, della user friendliness. Quindi non va bene. Era facile, eh? Abbiamo messo un link, ce la siamo cavata, ma non va bene. Allora vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meglio. Beh, un primo passaggio di meglio lo possiamo fare evitando all'utente di dover tornare indietro, la pagina precedente. Allora qua, di nuovo, in modo un po' troppo becero, ho preso il codice della pagina precedente, che si chiama il codice della user form, copia e incolla, e ho incollato qua dentro una copia del form. Uguale, tale quale, da form a barra form, l'ho ricopiato qui dentro. Allora, in questo caso che cosa succede? Beh, non molto di meglio. Vediamo la versione 2. Nella versione 2... No, aspetta, user form.jsp. Nella versione 2 inserisco dei dati, e mi dice guarda che l'età è obbligatoria, per favore correggi gli errori, e mi fa proprio il favore di rimettermi qui sotto una copia dello stesso form. E così posso correggere gli errori lì dentro, ma in ogni caso devo riscriverli da capo. Cosa vorremmo? Cosa vogliamo? Cosa pretendiamo? E mettendosi dall'altra parte della barricata, cosa dobbiamo garantire ai nostri utenti? Questo, ma dove i vari campi del form siano già precompilati con i valori eventualmente errati, eventualmente incompleti, ma gli stessi valori che lui aveva scritto inizialmente. Così può solo effettivamente correggere gli errori, non ricominciare da capo. Va bene, come si fa? Ma basta far sì che quando genero un nuovo elemento di input, non solo gli attribuisco un name, ma imposto già l'attributo value. Quasi sempre, poi vediamo se sono casi particolari, però perlomeno per le caselle di testo è sufficiente questo, name uguale nome, value uguale il valore iniziale che voglio attribuire alla casella di testo. Quindi nel campo input posso attribuire un value e questo value viene precaricato, precompilato dentro la casella.
E questo non è difficile da fare, è solo noioso. Devo andare a modificare questo form di questa versione 2 in una versione 3 che non solo ricopia il form, ma ad esempio, guardiamo la prima casella, input type uguale text, name uguale nome, e fin qua ci siamo, value uguale, quindi attribuisco un valore iniziale a questa casella, pari a percento uguale nome, cioè al valore corrente della variabile nome, variabile nome che avevo pescato, se ce lo ricordiamo, dalla request. Quindi l'utente aveva scritto qualcosa in una casella di testo, clicca su invia, questo contenuto, il value di questa casella di testo viene impacchettato nella richiesta, viene passato alla pagina JSP successiva, la pagina JSP lo va a estrarre dalla richiesta request.getParameter, lo parcheggia in una stringa, poi questa stringa subisce tutta una serie di analisi, il programma va avanti, a un certo punto questa stringa viene di nuovo iniettata nel value di un campo di input che non è lo stesso ma è uguale a quello della pagina precedente. Quindi di fatto l'utente, nel momento in cui clicca su invia, gli sembra quasi di non essere, di non aver cambiato pagina, perché si ritrova di fronte a una pagina che visivamente è molto simile e il contenuto delle caselle di testo non è stato disintegrato, obliterato, ma è ancora lì. Non è ancora lì, all'utente sembra che sia ancora lì, noi abbiamo fatto una fatica matta per rimetterlo di nuovo lì, però è così. Cognome uguale, value uguale, percento uguale cognome, età percento uguale, ecco qui c'era, ricordiamoci che età ne avevamo due versioni, l'età str che era come stringa e poi l'età che era un intero. Io qui ci devo mettere la versione stringa, perché anche, soprattutto se il valore non era valido, la variabile intera vale 0. Invece io devo scriverci, ricostruire più fedelmente possibile ciò che lui aveva già scritto, anche se sbagliato, e poi gli dico correggilo. E idem, ecco, l'unico campo che invece non bisogna ricostruire quando uno ricostruisce un form sono i campi di tipo password. Quindi se voi sbagliate a compilare un form ve lo ridanno giusto, ma il campo password ve lo rimettono in bianco. Perché? Perché sono cattivi e vogliono che voi la riscriviate? Per vedere se sappiamo veramente, no, non è quello. Perché sennò è troppo facile fare visualizza sorgente e leggere la password in chiaro da parte di chiunque. No? Perché quella password verrebbe codificata nell'HTML in chiaro, così com'era, value uguale, questa è la mia password, chiuse le virgolette, e mettere una password in chiaro in un file di testo non è una delle idee migliori. Poi voi arrivate da un corso di DOI, quindi sicuramente queste attenzioni ve le ha presentate. No? Per cui ci sono due tipi di siti, parlando di campi password. Quelli che ve la lasciano vuota e vi obbligano a reinserirla se fate degli errori, e quelli che invece mettono degli asterischi a casaccio, ma loro in realtà dietro le quinte si ricordano quella che avevate inserito inizialmente. Quindi la potete modificare, oppure se non fate nulla vi sembra che ci sia ancora la vostra, ma in realtà non è la vostra. È una password fasulla e loro in realtà se la sono ricordata sul server, ma non la mettono nella pagina HTML. Un po' più complicato, fatto meglio, perché non devi reinserire un dato che era già corretto la prima volta, ma nello stesso tempo quel dato non lo esponi su una cosa sensibile come può essere il codice sorgente di una pagina web. Chiusa la parentesi sulle password. E poi c'è da mettere a posto la tendina. La tendina ha un value che dipende da qual è la voce attualmente selezionata. Allora, di nuovo, se ce lo inventassimo noi questa mattina, l'HTML, avremmo deciso che il campo select ha un name uguale CDL, il suo nome, e ha un attributo value che definisce qual è la voce preselezionata. Ma chi ha inventato l'HTML non ha fatto così. Ha deciso che quando io genero una tendina,
la voce preselezionata è la prima e io posso cambiare qual è la voce preselezionata di questa tendina aggiungendo un attributo che si chiama selected, quindi option value uguale jazz, selected uguale qualunque cosa, potete scrivere qualunque scemenza dentro il valore di selected, selected uguale xxx, selected uguale, per prassi io scrivo selected uguale selected, tanto per ribadire, ma l'importante è lui va a vedere se c'è o non c'è un attributo che si chiama selected. Se c'è un attributo che si chiama selected e c'è su una voce sola della tendina, perché se la mettete in tutte le voci sono fatti vostri, che cosa succede dopo? Ecco perché si sta spegnendo, non c'è corrente. Ah, sì, adesso... Ok. Quindi dovete, cura nostra, programmatori, mettere selected in una sola delle voci option e in quella giusta, guarda caso. E qual è quella giusta? Quella il cui campo value, guarda caso, è uguale al valore corrente del CDL. Solo che è strano perché il campo value qua lo scrivo nel mondo HTML e questo confronto lo devo fare nel mondo Java, per cui alla fine lo scrivo due volte. Non posso andare a prendere questo e metterlo lì o viceversa. E quindi anche qua andiamo di copia e incolla, se option value uguale l'op, se poi per caso CDL, che era quello che arrivava dalla richiesta dei parametri, no? E quindi in ultima analisi dalla voce della tendina che era stata selezionata nella pagina precedente, se è proprio l'op, allora io ci inietto in questo punto della option selected uguale selected. Se invece non è l'op, non ci inietto niente, stringa vuota. Qui ho usato la sintassi dell'operatore ternario punto e virgola due punti per fare una if un po' condensata. E così via per le singole voci. E poi vabbè, idem per la casella di spunta, la checkbox, che anche lei è preselezionata o pre non selezionata a seconda che ci sia o non ci sia un altro attributo oltre al name, e il value vi ho detto che non c'è perché tanto non lo usa, mette ok oppure niente, e questa volta l'attributo, tanto per cambiare, si chiama checked. Quindi quella casella di testo sarà name uguale news e boom, me la crea vuota. Name uguale news, checked uguale qualcosa, ad esempio io scrivo checked uguale checked, allora me la crea già preselezionata. Quindi c'è un po' di logica scema, antipatica, per andare a ricostruire il form così come l'avevamo lasciato sull'altra pagina. Idem sui radio button, anche qua c'è l'attributo checked uguale checked, quindi checked vale per il radio button e per il checkbox, mentre invece selected vale per il select, e semplicemente il value vale per le caselle di testo. Dimmi. Sì, allora io devo generare una cosa, vediamola prima in HTML. Dovrei scrivere option value uguale ABC, così, anzi, ingegneria dell'alfabeto, barra option. Io devo generare, ok, devo generare una cosa di questo genere se voglio la voce non preselezionata, mentre invece genererò una cosa di questo genere se voglio la voce preselezionata, con selected uguale selected. Ok? Io devo generare o questo o quell'altro. Quindi la stringa che devo stampare è questa. Questa stringa la devo mettere dentro, immaginatela dentro una print line. Quindi dovrei fare una print di questo. Ma se io facessi questo, out.print di questa cosa, non tutto, scusate, col punto e virgola, questo devo inserire,
quindi aperte virgolette, e qui in mezzo alle virgolette scrivo il testo che voglio inserire. Il problema è che questo testo a sua volta conteneva le virgolette, e quindi devo fare un escape su quella virgoletta e sull'altra, in modo che queste virgolette siano interpretate come il contenuto da scrivere e non invece il termine della stringa da stampare. Questo vale dentro una print, dentro uno scriptlet, vale in ugual modo dentro un'espressione, dentro un'expression Java. C'è un altro modo, che è quello di sfruttare la flessibilità dell'HTML. L'HTML non si arrabbia se voi anziché le virgolette doppie ci mettete gli apici singoli, e così dentro Java non dovete fare l'escape. Ma se vogliamo sono trucchi di bassa lega. È certo che se lo facesse qualcuno per noi questo lavoro sarebbe meglio. C'è ancora un dettaglio, se volete, diverso nel radio button, in cui io ho testato se sex è diverso da nullo oppure no. Questa è una particolarità del radio button, perché quando io apro un form per la prima volta, questa pagina vuota, è possibile, dipende un po' da come è stato creato questo form, è possibile che i bottoni siano tutti disabilitati. Allora quel value non esiste. Poi dopo che ne clicco uno non posso più tornare indietro, nel senso che posso passare da uno all'altro ma non posso più cancellarlo. Però la prima volta potrebbe l'utente non aver selezionato nulla. Quindi obbligo l'utente io a selezionare comunque sempre qualcosa, il che vuol dire che anche nel form vuoto preseleziono un bottone io a caso, quindi decido a priori se lui debba essere per default un maschio o una femmina, che non è educato, oppure non uso un radio button, uso una tendina, però nel radio button c'è sempre il rischio che non ci sia nessuno selezionato, mentre invece la tendina da qualche parte sta aperta, al massimo sulla prima voce. Quindi la tendina ha un valore di default intrinseco, che è la prima voce, i radio button non ce l'hanno. E quindi c'è un caso in più in cui, attenzione, che io devo inserire selected checked solamente se è uguale a M, ma soprattutto se esiste. Altrimenti la prima volta che l'ho fatto mi sono dimenticato di questo, null pointer exception perché sex non era definito, e vabbè, fa parte del debugging. Vabbè, questo funziona, se riesco a non inciamparmi. Questo funziona, nel senso che fatemi solo cancellare queste righe che avevo aggiunto, lo salvo, prendo il mio user form e lo faccio puntare a versione 3, funziona, funzionava ieri, poi user form, ripartiamo dall'inizio, io non scrivo niente e faccio invia. Ci metto un attimo perché deve ricompilare la servlet. Il nome è obbligatorio, il cognome è obbligatorio, l'età è obbligatorio, il sesso è obbligatorio, per favore correggi gli errori. Vabbè. E me lo ridà vuoto, fin qua nessuna sorpresa. Però se io scrivo qualche cosa qui in alcuni campi e non in altri, quando faccio invio, se tutto va bene, anziché trovarmi di fronte a un form vuoto, mi trovo di fronte, no, vedete che psicologicamente sembra che non sia cambiato, solo noi sappiamo che invece l'abbiamo ricostruito pezzo a pezzo come un puzzle caduto per terra. E cambiato l'errore perché dice che l'età deve essere un numero, eccetera, eccetera. Allora, questo è il modo, immagino che sia il modo con cui lavoravate lo scorso anno. Chi lavorava, chi ha esperienza in PHP, chi ha esperienza in ASP, questo è il modo di lavorare. Normale, non c'è nulla di male, ecco. Però se io a questo modo di lavorare provo a fare quell'operazione mentale di moltiplicare per 100 la difficoltà, comincio a sentirmi male. Comincio a sentirmi male perché innanzitutto io ho un form qui, nella pagina user form, e un altro quasi uguale ma non proprio un tantino diverso in un'altra pagina. Ci sarà sempre, ricordate che la mannaia si chiama manutenzione del software, qualcosa da cambiare ci sarà sempre. Se già parto dicendo beh, un form lo metto in due posti, poi verrà di sicuro la necessità di metterlo in un terzo, poi in un quarto, poi in un quinto posto, e poi chi si ricorda più tutto dove l'ho messo,
se devo aggiungere un corso di laurea va a sapere dove, in quanti e quali posti devo andare a toccare. Ma all'interno della stessa pagina, che è questa, l'altra è solo HTML, quante robe faccio? Leggo dei parametri, li controllo, quindi faccio il controllo dell'errore. Poi, come dicevo, c'è l'unica istruzione furba, non dico intelligente perché è una riga if, ma è di logica applicativa, che è l'istruzione che decide quale è il percorso futuro che deve svolgere l'applicazione. Ti accetto o non ti accetto? Questa è una decisione applicativa. Non è il dato è valido o non è valido, vabbè, quella è una decisione di controllo dei dati, di correttezza dei dati, non ha nulla, tutte le applicazioni sanno che un numero è fatto così e non è fatto con la Z, ma col 33. Ma invece solo questa applicazione a un certo punto deve fare delle scelte che dipendono dall'applicazione che vogliamo costruire. Quindi questa è, se vogliamo, l'istruzione più intelligente, ma è nascosta in un mare di altre. Se volessi cambiare la logica di funzionamento, che so, permettere all'utente di registrarsi con uno pseudonimo oppure cambiare il nome, non so, inventare gli altri metodi di registrazione, è qui che devo agire. Ma so che vai a trovarla in mezzo a un mare di altre cose. E poi quante volte io hardcoded, no, bloccato il fatto che nome, cognome, età sono campi diversi, sono tutti presenti in questo form. O il form nello user data o il form nella ricostruzione, nella rigenerazione del form, ma poi ho anche il riepilogo dei dati, e nel riepilogo dei dati di nuovo sono scusatemi, sono elencati uno dopo l'altro tutti i campi e vengono stampati uno dopo l'altro. Nome e cognome sono un concetto molto occidentale. Se voi andate a prendere molte culture, o hanno doppio nome e doppio cognome, o hanno il nome iniziale del secondo nome più il cognome, o addirittura nelle culture orientali non esiste la distinzione tra il nome e il cognome, c'è un nome che è fatto di una serie di parole o di simboli. E allora, se vogliamo internazionalizzarci, non dobbiamo più chiedere all'utente nome o cognome, ma creiamo semplicemente un campo unico di testo, questo qual è il tuo nome, e quindi sarà un campo unico anziché due. Vabbè, ovviamente devo andare a ritoccare il database, metterli insieme, fare una serie di operazioni, ma poi quanti punti del codice devo andare a toccare e modificare? E qual è la probabilità di errore nel dimenticare qualche cosa di una pagina poco usata, di un percorso di registrazione che non ci avevamo pensato ma serviva proprio per quelli che avevano l'offerta speciale che succede solo a Natale e quindi me ne accorgerò il Natale prossimo? Questi sono purtroppo le cose che succedono, no? le incognite, i rischi, no? del mondo enterprise. Un'applicazione non è fatta e finita, ma è fatta, pronta per essere continuata e modificata continuamente. Arrivano richieste di continuo di modifica, che è giusto, va bene, ci danno il pane da vivere se continuano a chiedersi modifiche, ma noi dobbiamo farlo cercando di non soccombere. Cosa c'è di brutto in questa pagina? Mescola l'HTML, il Java. E fino a... non è che sono impazzito nel weekend, fino a venerdì vi ho detto che era bello mescolare HTML e Java, così non dovevamo fare tante print. Ma qui adesso abbiamo esagerato un pochino, nel senso che è talmente mescolato che non si capisce più niente. A un certo punto io vedo una pagina di questo genere, sembra una pagina web, vedo una pagina di questo genere, tutto codice Java, non so più dove sono. Conta le graffe aperte, dove siamo? Qual è l'ultimo tag che ho aperto che adesso devo chiudere l'HTML? È tutto totalmente mescolato, ma lo stesso validatore di sintassi ogni tanto prende farfalle, non ce la fa a seguire, no? Perché te entra, esci, dopo un po', no? Perdi il filo. Poi quando compili ovviamente compila correttamente, ma a occhio, vederlo a occhio diventa difficile. È un lavoro in più da parte nostra. Ma poi vado a mettere... Ma vi sembra normale che io devo fare il controllo sul fatto che un numero sia un numero intero qua dentro una pagina JSP? Ma in quanti posti di un'applicazione web devo fare un controllo che un numero sia un numero intero formattato correttamente? In 2000 posti. E allora copia e incolla, vai. L'ho fatto così in quell'altra pagina lo farò, lo copio, lo incollo, lo ricopio dall'altra parte. Lavorare così per scripting non permette nessun tipo di riuso del codice, delle soluzioni, dei controlli, soprattutto dei controlli che sono la parte più noiosa,
e sono fatte poi più facili da dimenticare uno, aggiungere un altro, o fare in modo incoerente in parti diverse dal sito. No, magari un sito che ti accetta una password quando ti registri lunga al minimo 8 caratteri, ma poi quando la cambi te ne accetta anche una da 6. È una stupidaggine. È un errore, però. Allora, non ci soddisfa, o meglio, percepiamo che lavorare in questo modo possa costruire, cioè tutto ciò che ci serve per costruire applicazioni web, ci manca l'accesso al database, ma per il resto è tutto qui, ma non ci dà la sensazione che questo sia scalabile facilmente verso dimensioni e complessità maggiori. Allora dobbiamo fare un passo indietro e cercare di trovare una soluzione, un modo di programmare che ci permetta di separare tra di loro le tre cose che qui dentro sono mescolate. La presentazione, la visualizzazione, l'HTML, che è una parte di questa pagina. I dati, quali sono i campi, di che tipo sono, come devono essere verificati, qual è il criterio di validità, che è un'altra operazione. 3. La logica. Quali scelte fare e come decidere quale pagina futura, quale nuovo contenuto presentare all'utente. Quindi in ogni pagina di questo genere si intrecciano queste tre cose: la gestione dei dati, la presentazione, che vuol dire creare l'HTML, che verrà poi alla fine visualizzato all'utente, e la logica di funzionamento. Allora, nell'architettura JSP, per fortuna è possibile, con un po' di fatica in più, fare questa operazione, separare in tre file diversi la logica, cioè il controllo, si dice, la presentazione in un altro file, e prende il nome di vista, questa presentazione, cioè ciò che l'utente vede, e i dati, il modello dati su cui devo lavorare. Progetteremo in modo separato il controllo, la vista e il modello dati. Questo modo di lavorare ha radici lontane e prende spunto da un modello di programmazione, da un pattern di programmazione. Immagino che in ingegneria software abbiamo parlato di cosa sono i pattern, sono dei modi, delle soluzioni architetturali che col tempo si sono trovate furbe, no? E utili. Questo pattern viene chiamato Model View Controller. Modello, vista, controllo o controllore. In cui abbiamo un model, un modello che ha lo scopo di contenere i dati su cui la pagina web in questo caso deve lavorare. In questo caso questi dati sono il nome, cognome, l'età, cioè non sono altre cose, sono queste cose qui, ma le mettiamo in un file a parte, in un modello che ha lo scopo di memorizzare i dati, renderli disponibili quando servono e sapere come fare a validarli. No? Perché nella logica di programmazione ad oggetti è un oggetto stesso che sa quando esso stesso è valido. Per sapere se un oggetto è valido devo chiederlo a lui: sei valido? Hai tutti i dati che ti servono? Sei completo? No? Ho un metodo che mi dice, in cui lui dirà sì, sono completo perché è tutto ciò che mi serve. È solo lui che può saperlo. E se a quell'oggetto aggiungiamo un campo, sarà l'oggetto stesso che saprà come fare a verificare quel campo. Non devo andare a spargere questi controlli in tutti i luoghi in cui lo uso questo oggetto. Quindi di fatto il modello per noi sarà una serie di oggetti Java che hanno le capacità sicuramente di memorizzare dei dati, e un oggetto lo fa, private string nome, private string cognome, eccetera eccetera, permette di leggere e modificarli, get e set, e poi permette di fare dei controlli e poi dei lavori in più, tipo quando parleremo di database, fare in modo che questi dati possano essere anche persistenti in un database e non solamente effimeri come questo, che una volta che ricarico la pagina il dato è perso. Quindi costruiremo un modello dati basato su oggetti Java che poi eventualmente interagiscono col database. E poi ci sono le altre due parti, la vista e il controllo. La vista, la view, la presentazione, tutti sinonimi, è di fatto generare HTML e dentro questo HTML andarsi a infilare, iniettare nei punti giusti i valori dei dati provenienti dal modello. Quindi avrò una vista che mi dice generami il form,
sulla base dei dati di questo modello, di questo utente. E lui mi genera il for precompilato. Quella vista lì fa quel lavoro lì e basta. Quell'altra gli dirò, generami il riepilogo per una registrazione effettuata con successo. E quest'altra genera i dati di riepilogo a partire dagli stessi dati di partenza, dallo stesso modello. Il modello c'era una volta sola, ho più viste, ciascuna delle quali, no, mi fa vedere in modo diverso una parte eventualmente diversa dello stesso modello. E poi ho il controller, che è colui che orchestra il tutto. Dentro il controller cosa è rimasto? Gli abbiamo tolto la gestione dei dati, gli abbiamo tolto la gestione degli errori, gli abbiamo tolto il controllo dell'HTML, cioè la generazione, scusate, dell'HTML, cosa è rimasto nel controller? È rimasto, chiedi al modello se i dati sono corretti, se sono corretti chiedi a questa vista di generare l'HTML, altrimenti chiedi a quell'altra vista di generare l'HTML, e quindi decidere qual è la prosecuzione, la vista, no, il risultato da mandare all'utente. Il controller sarà di 4 righe. Caro modello, carica i dati. Caro modello, sono giusti i dati? Se sono giusti, manda questa vista. Se sono sbagliati, manda quell'altra vista. Perché poi lì c'è la parte difficile dell'applicazione, dove ragioniamo sulla logica. Allora adesso è pulito da tutto il resto. Tutte le parti di presentazione, di layout, di grafica, le mettiamo nella vista. Tutte le parti invece di accesso ai dati, validazione, confronto, elaborazioni, le mettiamo nel modello. Ci accorgeremo che per fare questa stessa applicazione, anziché due file, ce ne serviranno 10, probabilmente, ma tutti più corti e mirati, ciascuno con un suo scopo. E possibilmente molto più facili da riutilizzare, più volte. Ah, quindi, ragioniamo più a oggetti, delegare responsabilità, no, la delegazione è uno dei principi chiave della programmazione oggetti, fai fare la cosa giusta all'oggetto giusto, che è il responsabile per farla. Deleghiamo responsabilità a oggetti più semplici, sono più semplici, fanno le cose, non sanno perché le devono fare, perché non sanno in che contesto vengono richiamati, meglio, perché vuol dire che sono riutilizzabili in più contesti diversi. Quindi, questo, diciamo, se vogliamo, rapido ripasso di programmazione a scripting, come si faceva in PHP, come si faceva in ASP, ci è servito, no, per farci venire l'appetito di trovare qualche cosa un po' più solido da mettere sotto i denti, no? Un po' più robusto. Robusto nel senso di scalabile e manutenibile, no? Un po' più adatto all'ambiente enterprise. Allora, per poterlo vedere, allora io non posso farvi tenere il segreto troppo lungo, perché se no cercate su internet e lo scoprite. I model e le view non sono altro che pagine JSP. Uff, detto una scemenza. Il controller e le view non sono altro che pagine JSP. Sappiamo già tutto. È solo come le usiamo. Ci servono, il model invece è un pochino, non dico più complicato, ma dobbiamo un attimo studiare come fare a crearlo, cioè come fare a creare le classi Java che siano facili da essere integrate dentro le pagine JSP. C'è questo modo, si chiamano Java Beans. I Bing o Beans, no? La traduzione, sapete che Java è un gioco di parole su una marca, su un tipo di caffè. Bean significa chicco, no? Quindi Java Bean sarebbero i chicchi di caffè, i chicchi di Java, per dire, sono dei piccoli pezzettini, dei piccoli oggettini che possono essere richiamati facilmente dentro le pagine web e che possono svolgere il ruolo di modello. Quindi per lavorare con questo nuovo modello, Model View Controller, e ricostruire questa applicazione con il nuovo modello, ci serve un attimo fermarci a vedere che cosa sono questi Java Beans. E poi ci servirà imparare altre 4 comandi JSP. 4 comandi JSP di cui uno sarà per creare un bean, una nuova, un nuovo oggetto, uno servirà, si chiama useBean, uno servirà per impostare i valori del bean, si chiama setParameter, uno servirà per collegare una pagina all'altra, perché quando io dico il controller decide di visualizzare questa vista, se il controller è una pagina JSP e la vista è un'altra pagina JSP, come faccio a far sì che questa vada dall'altra parte? Cioè questo controller dica adesso però deve lavorare quell'altro. E si chiama forward, questo meccanismo, no? Di forwarding della richiesta. Io ho fatto un pezzo, adesso continua tu. E non so perché ho detto 4, perché non mi viene in mente la quarta, probabilmente, no? Istruzioni in più da imparare, no?
Allora, partiamo dal modello, perché il resto è semplicemente usare in un certo modo i beans. Il modello sono i Java Bean, che sono in realtà una cosa molto semplice. Per fortuna sono elementi tutti abbastanza semplici, non troppo complessi, poi richiedono un attimo di abitudine per essere usati nel modo giusto, perché tante volte poi si perde più tempo a sedersi, a ragionare, ma come facciamo questa cosa, come la organizziamo, piuttosto che poi non a scriverla, perché poi scriverla significa scrivere tante piccole cose. Allora, Java Beans che cos'è? È un meccanismo per costruire dei, qui c'è scritto, componenti riutilizzabili all'interno di applicazioni JSP. Una parola grossa per dire, è il modo semplificato per gestire delle classi all'interno di pagine JSP. Di fatto noi lavoreremo senza mai usare new, no, l'operatore new che mi dà una nuova istanza di una classe. Ma questo perché queste classi a volte devono essere in parte anche condivise tra le varie pagine. C'è un pezzo di logica che controlla il controller, che controlla i dati, un altro pezzo di JSP che deve visualizzare quegli stessi dati, e quindi dovrà ben condividere quel modello, quell'oggetto. Allora chi lo crea, chi non lo crea, a chi tocca crearlo, dove lo memorizzo quando passo da una pagina all'altra e quindi esco da una classe e entro in un'altra? Sono tutti problemi che, usando i Java Bean, deleghiamo al container, a Tomcat. Ce lo tiene vivo lui quell'oggetto. Lo crea lui per noi e ce lo tiene vivo lui. E lo distrugge quando decidiamo noi. E quindi la gestione di questi oggetti è semplificata da questo punto di vista. Di fatto un bean non è altro che una classe, anzi un'istanza di una classe, che ha solamente due requisiti, no? Perché una qualunque classe Java si possa chiamare un bean, un Java bean, devono essere verificate due cose. Uno è che il costruttore deve esistere almeno un costruttore. Sapete che un oggetto può avere più costruttori in overloading, uno rispetto all'altro con parametri diversi. Beh, almeno uno di questi costruttori deve essere un costruttore senza argomenti, no argument constructor. Cioè vuol dire che l'oggetto deve essere capace di costruirsi da solo senza avere informazioni dall'esterno. Quando noi creiamo un oggetto, chiamiamo new, oggetto uguale new oggetto, e gli passiamo dei parametri per dire alla new come deve creare quell'oggetto. Sono parametri che passiamo al costruttore. Ma perché noi stiamo scrivendo un programma e sappiamo come ci serve fatto quell'oggetto in quel momento. Se però in realtà deleghiamo la costruzione dell'oggetto a Tomcat, al container, e come fa Tomcat a sapere con che parametri chiamare il costruttore? Non lo può sapere. Allora, se vogliamo che sia qualcun altro per noi a creare i nostri oggetti, dobbiamo dare a questo qualcun altro la possibilità di creare un oggetto senza passare alcun parametro. Dal punto di vista della programmazione Java significa semplicemente creare un metodo costruttore senza parametri. Poi, secondo requisito, non così stringente, perché se non lo facciamo non capita niente per il tipo di applicazione che facciamo noi, è che la classe deve essere serializzabile. Quindi deve implementare l'interfaccia serializable, e affinché una classe sia serializzabile deve usare al proprio interno solamente variabili di istanza che siano a loro volta appartenenti a classi e a loro volta serializzabili. Avete già sentito nominare la parola serializzabile? No. La serializzazione è l'operazione con cui in Java io prendo un oggetto che sta in memoria e lo trasformo in una stringa. Una stringa binaria in un certo formato che è stato definito. E questa stringa può essere usata per ricostruire lo stesso oggetto in un'altra Java Virtual Machine da un'altra parte. Quindi, ma io guardo un'applicazione che ha 2000 oggetti, devo temporaneamente spegnere l'applicazione, allora serializzo tutti questi oggetti, li salvo su disco, poi riavvio il sistema, eccetera, ricarico dal disco gli oggetti e me li trovo esattamente nello stato in cui erano prima. Oppure, caso più realistico per le nostre esigenze, io ho un server potentissimo replicato, per cui ho 10 server in parallelo che lavorano, ho bisogno di spegnere un server per fare manutenzione, allora gli oggetti che erano vivi su una di queste macchine voglio che migrino, si spostino da una macchina all'altra. Ma non posso spostare un pezzo di memoria, perché questo ha dei riferimenti interni, degli indirizzi, dei puntatori.
Allora prendo l'oggetto, lo serializzo, sposto la stringa serializzata sull'altra macchina e di là la deserializzo, cioè costruisco un oggetto non come new, come costruzione di nuovo, ma come deserializzazione di una versione ibernata di un oggetto. Gli application server, quelli seri a livello enterprise, non come Tomcat, che sono, diciamo così, hanno le prestazioni più limitate, sono per un uso più semplice, hanno questa funzionalità in modo nativo. Cioè quell'application server non lo fai partire su una macchina, lo fai partire su 10 in contemporanea e dinamicamente puoi aggiungere e togliere macchine al pool di applicazioni, perché se ho tanti accessi, non come quelli dell'Istat di ieri, che di ieri una domenica c'era il giorno della compilazione dei questionari e nessuno è riuscito, nessuno, pochissimi sono riusciti a compilarli perché c'era troppa richiesta di utenti e il sito non rispondeva, era troppo lento, no? Non ci hanno pensato che se c'è un giorno in cui bisogna compilare il censimento, la gente in quel giorno si collega al sito per farlo, no? Era un ragionamento troppo complesso. Non c'era la capacità di calcolo necessaria per gestire tutti gli utenti che si collegavano. Il meglio che sono stati capaci di dire è: il sito non funziona perché ci sono troppi utenti. Cioè è colpa degli utenti che si sono collegati. Allora, quello lì è un servizio pubblico, un ente pubblico, sappiamo come funzionano le cose. Ma se voi pensate che un ragionamento del genere possa essere fatto da un'azienda privata, cioè domani vi collegate a Facebook e c'è scritto Facebook non va avanti perché siete in troppi collegati, no? Questi il giorno dopo sono fuori dal mercato. Allora, per fare un passo indietro, application server seri, no, a livello enterprise, hanno questa capacità di aumentare o diminuire anche in modo dinamico il numero, l'hardware a disposizione, il numero di server su cui l'applicazione gira. Quindi se ti aspetti, è chiaro che non ha senso comprare 200 computer solo per un giorno, perché in quel giorno avrai un carico elevatissimo. Ma ormai i data center 200 computer li hanno già. Tu basta che fino al giorno prima ne tieni accesi 5 per te, poi il giorno dopo ne accendi 200, paghi per quei 5 giorni quel costo, e poi dopo le ridurrai, no? Le tecnologie di gestione dei data server con la virtualizzazione delle macchine permettono questo ed altro in modo molto semplice. Devi solo pensarci prima e progettare l'applicazione in modo che lo permetta, non pensarci il giorno dopo. Stiamo potenziando i nostri servizi, no? tutti i giornali c'è scritto quello, per favore. Noi impariamo a non farle queste cose se riusciamo. Quindi, dicevo, tutta questa serializzabilità, necessità di potersi realizzare un Bing è per permettere agli application server di classe enterprise di poter prendere e spostare a loro piacimento pezzi di applicazione da una macchina all'altra. Un JSP è facile, lo prendi, lo porti di là, lo ricompili, è fatto, è un file di testo. Un oggetto è più complicato perché ha dello stato interno, no? Ha dei valori attuali, e questo si può fare se l'oggetto è serializzabile. Quindi un requisito importante per noi che lavoreremo su una macchina singola, non ce ne frega niente, no? Nel senso che, però in realtà, se andate a vedere il capitolo su Java sulla serializzazione, vi dice semplicemente che se voi non usate i file o gli stream o cose varie come oggetti all'interno di quella classe, tutti gli altri oggetti che usate nella libreria standard, quindi le collection, le stringhe, la data eccetera, sono tutti già serializzabili, quindi è un requisito che è facile da soddisfare. E poi l'altra cosa è che se il Bing, se i valori contenuti all'interno di questa classe, di questo Bing, devono essere accessibili facilmente, di nuovo dicevamo in modo semplificato, da parte delle pagine JSP, beh, dobbiamo seguire la buona norma di Java che dice che ogni volta che c'è una variabile, string nome, ci faccio due metodini che si chiamano getNome e setNome, no? Il famoso getter e setter. Basta. Questo è un Bing. Quindi un nome tanto grosso per dire una semplice classe fatta secondo i canoni della programmazione Java e con un costruttore senza argomenti. Nel nostro caso, e poi mi fermo, la vediamo adesso velocemente e poi la riprendiamo domani, se trovo... Ad esempio... Il Bing che può rappresentare i dati del nostro form di registrazione potrebbe essere una semplice classe di questo genere. Un oggetto Java che contiene nome, cognome, età, corso di laurea, news, il sesso, eccetera,
ha un costruttore, l'ho chiamato registration form data questa classe, ha un costruttore senza parametri, questo è un requisito stringente, se non mettete questo costruttore non riuscite a usarlo da JSP, che inizializza con dei valori corrispondenti a un form vuoto essenzialmente, cioè qual è lo stato del form quando l'utente non c'è ancora scritto niente? Così, tranne l'età che poi per pigrizia non ho portato avanti la versione stringa intera. E poi i metodi get e set che sono generati automaticamente, quindi questi non ci pensate. Poi in questo caso io ho un metodo checkValid in cui l'oggetto stesso che mi dice se lui è valido, che si fa tutti i controlli. Quindi è un normalissimo oggetto in cui ho incapsulato lì dentro i dati che rappresentano il form e i controlli da eseguire, che ha senso eseguire su quel form. Quindi non avrò più 200 variabiline sparse dichiarate dentro uno script del JSP, ma prendo un oggetto, lo istanzio, e vedremo domani con un'istruzione più semplice, e poi chiederò a questo oggetto di caricarsi i dati dal form e di verificarsi, di validarsi e così via. Quindi butto via tutta la parte di controllo, tutta la parte che di fatto non ci stava, no? Non era al suo posto, dalla pagina di controllo. Quindi spingo verso il modello, ossia verso uno o più bin, e poi domani ragioneremo sul progetto complessivo, tutte le parti che hanno a che fare con l'accesso, la validazione e il controllo dei dati. Ci rimarrà il controllo e la vista. Quindi domani finiamo questo e poi nella seconda ora vi verrà chiesto di andare avanti, quindi vi metterò poi a disposizione questi file, di aggiungere una funzionalità di login a questa che invece è quella di registrazione. Grazie.